sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe, il viso rigato dal pianto, dolce musica ancora sento le risate dei nostri bimbi. In silenzio senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore, ci accompagna la melodia, ci vediamo del tuo ritorno, continuo ad amarti in silenzio. Senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore. Amo mio dolce ed unico amore. Ciao a tutti, buonasera. Grazie. Grazie per i socchiali, perché mi fa piacere farvi riprendere i socchiali. Allora, ognuno avrà la sua parola. Allora, innanzitutto io vi ringrazio moltissimo. Mi chiamo Alfonso Curreri e al di là di tutti questi ringraziamenti che io dei vari convegni ho sempre atteso da quest'altra parte, cioè un umile uditore, qualche volta da quest'altra parte come relatore, io dico solo tre parole. Grazie intanto al padrone di casa, che il dottor Eligio Tombolillo, mio compagno di scuola, al quale simpaticamente e amicalmente gli tirerò le orecchie, perché purtroppo ci siamo dovuti arrangiare. Lui sta in giunta, quindi viene perdonato. Grazie al suo staff tecnico, in questo caso al Segmento Cultura, Dipartimento Cultura, che ha permesso alla professoressa Di Beri di fare questo evento. Dopo vi abbraccio tutti quanti, il mio ringraziamento è con un abbraccio. È un abbraccio affettuoso, penso che più dell'affettuoso possa dire di cuore.
tanto. Allora, si potrebbe chiudere il telefonino, per favore? Grazie. Allora, gentilmente vorrei dare al mio umile intervento tre significati. Il primo, questo è un esempio buono, quindi se tu lo conosci lo eviti. In questo caso il lockdown, lo stare chiusi, lo traduciamo in italiano, ha prodotto questo, come insieme ad altre bellissime iniziative in Italia. Durante il lockdown con l'amica Angela Tiberi, la professoressa, mia madre è stata la seconda professoressa nel 1947 ad essere laureata in matematica pure e in astrofisica. È stata una docente per quasi 40 anni all'Istituto Vittorio Veneto di Latina e ha avuto il piacere e l'onore di conoscere la buon'anima del marito e la stessa Angela, la quale mi ha commosso. La mia commozione forse non traspare, ma in questo momento sapere che intorno al nome di Graziella Guerrieri, mia madre, ha coinvolto amici di varie nazioni che hanno scritto, ma soprattutto questo non è il libro ufficiale, è la bozza ufficiale, perché il libro ufficiale in cui nella prima pagina siamo stati onorati di avere il meraviglioso quadro che va visto con molta calma, queste immagini di Milena Petrarca, la mamma che guarda il figlio di una dolcezza estrema, sarà rivisto, anche perché come architetto ho notato delle cose e che non sto qui a dire, quindi sarà rivisto, quindi è una ottima bozza prestampa, però il libro sarà in vendita presso la Feltrinelli e similare anche ad Amazon a un umile costo che sarà poi devoluto in beneficenza delle parti al di là dell'Agenzia delle Entrate, che se ne interessa molto l'Agenzia delle Entrate della beneficenza, perché deve succhiare il suo insieme alla SIAE, ma sono atti dovuti amministrativi. Detto ciò, perché questo libro è importante? Perché mi ha emozionato sin dal primo momento che ci siamo parlati? Perché in questo libro non c'è solamente il pensiero di tantissime persone verso la mamma, ma perché a molti grandi della storia hanno parlato della mamma e poi è stato messo come eravamo bambini, io ho 71 anni, un grafico che ognuno lo può colorare, quindi è un libro interattivo. Questo è molto importante. Dopodiché, visto che il titolo è Mamma, donna meravigliosa, in questo momento il mio pensiero va direttamente a quelle donne, quelle madri che stanno soffrendo in tutto il mondo, quindi non faccio distinzioni, non mi faccio pervadere da questo impulso ucraino, perché nessuno parla del Ghana, Senegal, io sono un architetto itinerante, sono stato, quindi conosco tantissime zone, Etiopia, Somalia, Eritrea, Giordania, Egitto, i paesi arabi per il mio trascorso, dove ho visto tanta sofferenza e la mamma nel momento in cui mette al mondo il figlio soffre. Quello momento la mamma dà il massimo di se stessa. Ci sono tante madri che vengono uccise dai figli, tante madri che vengono uccise dal politico. Non parlo di donna, attenzione, è sottile il filo, parlo delle madri. Ci sono delle madri che vorrebbero dare se stessi per curare un figlio purtroppo che ha delle problematiche di salute. Quindi l'affetto della madre è qualcosa di grande. Michelangelo con le braccia al Vaticano del colonnato voleva significare una parola, amore. Questa parola purtroppo è sempre più dimenticata, è sempre più calpestata e devo dire sempre più offesa. Leggendo questo libro, che è piacevole la lettura anche di vari autori, ci sono due punti che dovete tenere in considerazione. Intanto leggetelo al di fuori della denuncia dei redditi, di quanto aumenta la benzina, del gasolio, del legno, dei supermercati, delle tasse, perché altrimenti non potete arrivare al significato, perché ci stanno addolorando, ci stanno trattando, non abbiamo più voce in capitolo. Per cui leggetelo con calma, se vi fate il segno della croce e ve lo leggete, perché qui dentro trovate delle parole, ognuno di noi troverà qualcosa che ci fa ricordare la nostra mamma. Concludo, vorrei, non sono napoletano, quindi chiedo scusa al dialetto napoletano,
con Totò, perché sono dei grossi artisti, dei grandi artisti di arti varie. E poi chiuderò con quella di mia madre, semplice. Attorno De Curtis, l'arte Totò, a chiù sincera tengo innamorata, ca tutta la vita mia. Mo, si tantenne, povera mamma mia, cu quella faccia e cera, sotto i capille bianche, me pare una sant'Anna, con l'occhio triste e stanche. Ma legge d'un pensiero, me guarda, mi indovina, se tengo un dolore, se tengo qualche spina. Questo è Totò, il quale, dopo questo grande, la mia è Ubi Maior, veramente mi inchino. Il libro inizia con una dedica, io ringrazio Angela che mi esalta, che mi ingigantisce. Io sono pesante, io sono grosso, non sono nessuno, sono un umile di questa terra. Mia madre si chiamava Graziella, per Graziella, Graziella, madre mio, incantesimo di un attimo, ma poi scandito continuamente dal batter del tempo. Mamma, tu che mi hai iniziato a camminare nella prateria della vita, dove la tua presenza mi ha sempre sostenuto nel proseguire, ora più che mai mi sei più vicina. Mamma, ho ancora bisogno di te. Il mio cuore era ormai improvvisamente rallentato e dolce perché, madre mia, mi ravvolgo il film della nostra vita con te papà e riguardarlo mi è dolce conforto. Questo pensiero è stato fatto all'1:30 del mattino quando ci siamo sentiti, per cui non ho la presunzione di essere un poeta, non, sono solamente uno che un po' la matita per 50 anni l'ha tenuta e ha realizzato tantissime opere. Io vi ringrazio ancora, ma ringrazio Angela, non dico tutte le associazioni, 300 premi che ha, e le associazioni di cultura, è un vulcano, è una promotrice, è un laboratorio, è un confezionatore di sentimenti, come la chiamo io, è una persona per bene, vuole bene a tutti. Lei conosce la parola amore e sono circondata da persone amiche che conosco, stanno da questa parte, le quali non hanno bisogno di nessuna presentazione, perché hanno anche loro nel cuore la parola amore, che chiunque le strizzica come può. Grazie, io mi alzo per dare il posto a qualcun altro più degno di me.